Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su FIFA 21 con i nostri gamberetti, signori. Allora, oggi ci andremo a giocare tutto il torneo estivo, molto velocemente, rapidamente e indolore. Prima però di andare a farci questo discorso, io sto registrando questo episodio subito dopo quello che avete visto l'altro giorno. E Alstad, mi sto guardando intorno, risparmiamo a loro, signori. Pringles, siamo d'accordo. E Mendez, che è il portiere, sperate, siamo dunque d'accordo. Solamente che dobbiamo fare una piccola modifica, signori. Allora, noi ci teniamo il portiere. Se no, no, signori, Mendez. Mendez, sì, ma andiamolo in prestito, Mendez pure. Sperando che arrivi qualche offerta interessante. E ci andiamo a prendere due portieri. Questi me li porto subito perché li voglio mettere subito in prima squadra. Promuoviamo in prima squadra sia Spike sia Lorey. Sia Andrew, promuoviamo in prima squadra, dai signori. E questi ce li portiamo subito a casa e li andiamo a mettere subito, uno in panchina e uno titolare. Allora, fermi tutti. No, dobbiamo fare una cosa noi, fondamentale. Schemi squadra, se no io poi sbaglio. Allora, titolari, andiamo a modificare. Alstad esce per Andrew. Per Andrew, è lui quello più forte, Andrew. Perfetto. Vuoi salvare le modifiche? Sì. E invece nei panchinari andiamo a levare Mendes. Andiamo a levare Mendes e andiamo a giocare con Spike. Il nostro Spike. Perfetto, va bene così. Intanto abbiamo fatto queste due modifiche. Queste modifiche, così abbiamo in due giovani. Oh, 66, sono entrambi di overall. Quindi dico, non si scherza. Con i titolari ci andiamo a giocare subito la prima partita del campionato e non perdiamo tempo. Detto questo, signori, prima di partire col video, sono partito già a tappo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al tutto il canale. Vi ricordo di seguirmi su social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. Mi trovate tramite le stories, tramite questi social vi informo su quando escono i video, su quando siamo in live, sia su questa che sull'altra piattaforma. Vi ricordo di guardare in descrizione i link dei canali che sono abbonati al mio canale, perché in quanto abbonati hanno guadagnato il diritto di trovarsi in descrizione sotto ogni mio video, almeno per il mese che sono abbonati. Detto questo, signori, partiamo subito con il video. La intro l'avete vista sicuramente all'inizio video perché mi sono impappinato da solo. Facciamo la prima partita di questo torneo, vediamo se arriva qualche altro bel soldino. E 1-1, va bene. 1-1 mi sta bene, 1-1 mi sta bene, 1-1 mi sta bene. Bello che noi forse, se avessimo preso qualche punto in più, potevamo spendere forse qualcosa in più con gli osservatori, cosa che non abbiamo fatto e forse siamo stati stupidi. Però va bene, va bene, va bene. Noi in questo video, signori, ci faremo semplicemente il torneo precampionato. Offerta per il prestito di Mendes. Prestito con diritto di riscatto. Diritto di riscatto. Rifiuta, tratto delega. Andiamolo a trattare. Quanto vale? Lui vale 140. Andiamolo a trattare. Va bene. Andiamo a trattare un attimino, signore. Perché dico, vogliono il diritto di riscatto. Mi devono dare almeno. Mi devono dare i soldi. Vogliono Mendez. Ve lo posso anche dare. Prestito con diritto di riscatto. Ok. Mi sta bene. Mi sta bene. 2 anni durata prestito. Propone il prestito per 1 anno. Sono d'accordo. Lo stipendio lo pagano di più loro e metà a noi. 60-40. Perfetto, mi sta bene. Mi sta bene. Ottimo. Sono disposto a offrire 155. 155 controfferta. Rinegozio offerta per il cartellino. Ne voglio almeno 170. Non so quanto può aumentare in un anno, sinceramente. Ma questi non mi sembrano di tasca larga, signori. 170, sì. Ah, va bene, va bene. Fra un anno entreranno 170 di Mendes. Che secondo me, meglio così, meglio così. Dai così. E Mendes ce lo siamo fumati, signori. Mendez è andato in prestito con diritto di riscatto. Giochiamoci la seconda partita. Cioè, giochiamo con i panchinari, signori. Così diamo spazio a tutti. Tutti così entrano nel ritmo partita. Entrano e trovano il ritmo partita. Cazzo, l'ho fatto io? Cosa ho premuto? No, ho premuto per giocarmela.
Sono birra, signori, sono birra. Breve taglio, breve taglio, breve taglio, deciso, veloce, rapido, indolore. E vediamo di Serata che sia veloce. simularla velocemente. Vediamo se vai a simulazione, vai al risultato, riavvia partita, vai al risultato. Oh, ce l'abbiamo fatta. 0-0, pareggio nuovamente. Aladino ha sbagliato il gol al 60esimo. Ma porca miseria, Aladino mio. Allora, abbiamo 2 punti. 2 punti, che ci famo noi con 2 punti? Chi lo sa? Tralallero, trallallà. Siamo terzi in classifica. Potremmo ancora passare il turno. Zitti, zitti, che potremmo ancora passare il turno. Simulazione, va bene. Ce l'abbiamo fatta tutte queste, sì, perfetto. Dovrei far allenare pure i panchinari, però, perché se no noi non facciamo nulla. Giochiamo sempre con offerta per il trasferimento. Di chi? Offerta per il trasferimento per Pringles. Ok, me ne offrono 250. Pringles. Pringles è in vendita, lui vale 250, me ne offrono 250 a 32 anni. E un 58 accettiamo. È inutile andare a trattare a 32 anni, è inutile andare a trattare, signori. È inutile andare a trattare. Accettiamo così, accettiamo così. E avviciniamoci all'ultima partita di questo torneo estivo. Vediamo contro il Duisburg. Il Duisburg, giochiamocela di nuovo con i titolari. E simulazione veloce. Scusatemi, perché c'era Alstad in porta? Abbiamo vinto 3-1, buono così. Ma scusatemi, perché c'era Alstad in porta? Valutazioni, Alstad, perché Alstad? Cosa non è chiaro? Avevo detto che doveva salvare la formazione, no? Sono stato scemo io, abbiamo giocato le 2 partite con Alstad. No, perché Spike c'era. Mendes è andato in prestito, buono. Mendes è andato in prestito, primo torneo 330. Bene, bene. Le casse del Moregamba iniziano a salire. Scusatemi, perché c'è Alstad? Lorei. Schemi squadra. Titolari. Lorei e Spike. Ah, perché ho messo predefinito. Non me ne sono accorto. Ho sbagliato io. Sì. Errore mio, signori. Abbiamo passato il turno. Abbiamo preso tanti bei soldini. Non so quanto sta durando questo video, però va bene. Sta semifinale, signori. Semifinale contro il Wichau. Questa ce la giochiamo con i panchinari. Se dobbiamo fare le cose giuste, dobbiamo giocarcela con i panchinari. Spike, la perderemo, molto probabile, ma non è un problema, signori. Non sono queste le partite che ci interessa vincere. Che famo con i panchinari? Vinciamo 3-2. Porca miseria. Sdo e vase là. Impressionato dai miei panchinari. Siamo in finale nel torneo, signori. Mamma mia. Spettacolo, spettacolo. Siamo in finale del torneo. Questa la simuliamo. Offerta per il trasferimento. Fermi tutti. Offerta per il trasferimento per Mark Halstad. Ok, premio torneo. Ma Halstad è in vendita? Io non ricordo. Halstad dovrebbe essere il nostro portiere. Lui vale 160. Possiamo arrivare a chiederne fino a 175. Me ne offrono 170. Va bene, accettiamo, signori. 30 anni. Va bene così. Ciao, Halstad. Grazie per tutto quello che hai fatto per questa squadra. Vai a trovare fortuna altrove. Avviciniamoci alla finale, al finalozza, signori. Ma mi aspettavo che riuscissimo ad arrivare in finale. Bravi i miei giocatori, bravi i miei giocatori, sono contento, sono contento. Giochiamoci la finale contro il Göztepe. Abbiamo già giocato una partita nel gruppo, se non sbaglio sì. La giochiamo con i titolari, per forza. Perché l'altra, prima abbiamo giocato con i panchinari, adesso giochiamo con i titolari. Lowry, il nostro Andrew. Simulazione veloce. Ci portiamo a casa il trofeo oppure no? No, lo perdiamo ai rigori, signori. 4-3, perdiamo ai rigori. Porca miseria, peccato, peccato. 4-3 rigori, perdiamo in finale. E va bene, non fa nulla, non fa nulla. Abbiamo portato a casa tanti bei soldini, abbiamo fatto fare esperienza. Abbiamo già venduto qualche giocatore interessante. Qualcuno lo stiamo piazzando, qualcuno l'abbiamo venduto. Offerta per il trasferimento di chi? Offerta per il trasferimento per Henry, il nostro principe. La tua prestazione del trofeo. 890 per il nostro principe Harry. Per il nostro principe Harry possiamo arrivare fino a 1.100.000. 800. Andiamola a trattare. Chiudiamo questo video con la trattativa per il nostro principe Harry. Con il nostro principe Harry. Vediamo se riusciamo a piazzare un colpo. Allora, lui vale 7.75. Mi offrono 8.90. Rinegozia offerta per il cartellino. Che ne dici di un milioncino? Dai, un milioncino. Ti puoi spingere fino a lì? Io dico di sì. Dai, un milioncino me lo puoi dare, dai. Trattiamola. Accettano, signori. Famo i soldi quelli belli. Un milioncino per il nostro principe. Bravo così.
Però Papa Mollo che sa essere convincente. Va bene, signori, detto questo, in attesa che comunque le offerte siano accettate, io mi fermo qua per questo video. Noi poi lavoreremo di più sugli osservatori, eventualmente se abbiamo qualche soldo in più, vediamo quanti soldi ci sono rimasti. Ufficio, abbiamo di nuovo 3 milioncini, quindi qualcuno per l'osservatore, soprattutto se veniamo principe, potremmo anche spenderli. Nel prossimo video dobbiamo vedere gli obiettivi che non ho visto in questo video. Comunque, detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!